Pescara ha perso 20 posizioni per quanto riguarda la qualità della vita. Parliamo di Pescara e provincia, non solo del capoluogo. Secondo lei questi sono dati veritieri? La provincia di Pescara viene dipinta come una specie di Sin City, di terra del peccato. Non è così, e certamente andrebbero anche un po' capiti i parametri, perché questi sono, per esempio, una cosa che mi ha colpito, dati ufficiali della Questura. Da almeno 4 anni a questa parte il numero di reati commessi a Pescara in provincia è in calo. Allora non si capisce come questo parametro possa essere preso per, diciamo, no, determinare quei risultati. Qui a Pescara non passa giorno, ad esempio, senza che noi si faccia uno sgombero, ma contestualmente ad un'attività di repressione puntiamo sulla prevenzione con progetti sperimentali, li abbiamo presentati proprio in questa stanza qualche tempo fa. Allora lì tu hai il senso che evidentemente Pescara è il baricentro di una marginalità regionale più ampia, però è anche vero che la risposta di Pescara è una risposta straordinaria in termini di numeri, perché se vai a guardare, diciamo, le quote che il bilancio destina al sociale, se vai a guardare la centralità anche della programmazione, insomma, dell'area vasta, ecco che emerge un, diciamo, un quadro di risposte ampie e a 360 gradi. Io non penso appunto che a Pescara e provincia si viva così male, anzi credo che se noi facessimo un piccolo sondaggio tra gli abitanti appunto della nostra regione, credo che questo è un posto in cui molti scelgono di vivere. E certamente però dobbiamo adesso capire un po' meglio i parametri fatti oggetto di questo recente sondaggio, perché appunto c'è qualcosa che non ci torna, non ci suona regolarissimo.